Eccomi qua, buongiorno, buongiorno a tutti, buon pranzo, perché ieri in un post che avevo pubblicato e poi ho cancellato, perché poi ci sono i leoni di tastiera, ci sono tutti quelli che fanno i professori, che non sanno che cavolo devono fare e quindi si prendono a coltellate e scrivono. Perché ieri ho detto che io non voto, cioè posso applicare l'articolo 21 della Costituzione, posso decidere cosa voglio fare della mia vita. Il 60% degli italiani non va già a votare. Allora io dico un'altra cosa, e la dico per chi in questo momento si deve sintonizzare con Nallino Polimeni. Condividete questo video e adesso vi dico perché. Voi mi dovete dire per quale motivo io devo andare a votare il 25 di settembre, ve lo chiedo ai professori, lo chiedo ai segretari di partito, lo chiedo ai fan di Conte, lo chiedo a tutti quanti, perché voi mi dovete dire io devo andare a votare il 25 di settembre. E vi spiego subito, il 50% degli italiani è alla fame. Bollette, triplicate le bollette, caro carburante, crisi energetica, c'è di tutto e di più, ma ancora vi chiedo perché. Ah, dice, tu non andando a votare favorisci la 'ndrangheta. Ah sì? Quindi voi mi volete dire, scusate, perché avete la mente corta e quindi mi volete dire che se tu non vai a votare favorisci la 'ndrangheta. In Calabria abbiamo 220 famiglie di 'ndrangheta, 80.000 affiliati. Un attimo, vi porto indietro, anche perché abbiamo pubblicato delle cose. Ora voi mi dovete dire, quindi se voi dite noi favoriamo la 'ndrangheta, se tu non appoggi, dico, un magistrato come Nicola Gratteri, sei un mafioso. E allora io vi chiedo, vi ricordate, guardate cosa ha dichiarato Padellaro. Padellaro dice, un servitore dello Stato abbandonato dallo Stato, ma in che paese viviamo? Ancora non è finita. E dato che noi favoriamo la 'ndrangheta, volevo sapere perché il 5 luglio a Milano non c'era nessuno, non c'era la politica. E io ho pubblicato un post, i mass media nazionali boicottano la manifestazione. Milano, per non parlare della politica nazionale, altrettanto assente, nessuna traccia nemmeno del sindaco Giuseppe Sala. Il sindaco di Milano è quindi padrone di casa. Il messaggio che passa è forte e chiaro: un sistema che governa l'informazione di regime ha detto no a Nicola Gratteri. Quindi quelli che hanno mollato Nicola Gratteri il 5 luglio a Milano, il governo che non si è presentato né Letta, né Sala, né Conte, né Draghi, nessuno ha parlato. Quindi il governo è mafioso, perché se tu boicotti uno come Nicola Gratteri sei un mafioso. E allora vorrei capire, fatemi una preghiera, ve la chiedo perché è importante. Io sono in Calabria, per gli amici in Italia e all'estero, in Calabria in 5 anni questi vagabondi noi non li abbiamo visti. Cioè, mi volete dire perché io devo andare a votare? Avete boicottato Nicola Gratteri e il 90% delle imprese in Calabria paga la mazzetta, la paga la politica, la paga alla 'ndrangheta, paga, è un sistema, il 90% degli imprenditori. Voi mi dovete dire, in questi 5 anni il Movimento 5 Stelle, PD, destra e sinistra, cosa avete fatto? Non pervenuti in Calabria negli ultimi 5 anni. Voi mi dovete dire perché io devo andare a votare. Me lo dovete dire voi, professori, leoni di tastiera. Il fatto che davanti a una tastiera, davanti a un computer, siete tutti bravi, meravigliosi. E perché avete boicottato Gratteri il 5 luglio? Perché la politica non si è presentata? Perché nessun segretario di partito si è presentato a Milano il 5 luglio? Quindi un governo, uno Stato che abbandona un magistrato e lo isola, cos'è? Sono dei mafiosi anche a Roma. Fatemi capire perché io dovrei andare a votare. A chi dovrei votare? Per che cosa dovrei votare? Quelli che prendono le 24 ore e vanno via dalla Calabria per l'immigrazione? Per che cosa? Per il sistema Calabria? Perché dovrei votare questa gente che per altri 5 anni gli manteniamo 20.000 euro al mese e poi scompaiono per 5 anni? Voi mi dovete dire, italiani, perché io devo andare a votare. Grazie. No, aspetto, rimango in attesa. Perché devo andare a votare? Ditemelo. Ditemelo, perché io non riesco a capire, non riesco a percepire. Può darsi che io sto male, non riesco, no, io, voi offendete la mia intelligenza, e questa è la storia, dimenticate facilmente.
vi stanno facendo il lavaggio del cervello dalle 7 del mattino a mezzanotte. Calenda, Letta, Renzi, cioè non se ne può più, Berlusconi, Tajani, Salvini, è una vergogna, è una vergogna. E voi a subire, siamo alla fame. No, non me lo ricordate che siamo alla fame? Vi è passato tutti. Ah, certo, siete a mare con i piedi in acqua. A settembre raccoglieremo la fame con la cariola. Buon divertimento e buone vacanze.